Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra nona giornata di viaggio. Siamo nella ridente Barneval-la-Bertrand e il programma per oggi è di fare un giro lungo la costa della Normandia, anche perché è l'unico giorno che abbiamo per visitare questa zona, perché domani ci spostiamo verso Mont-Saint-Michel e la Bretagna. Il mio look per la giornata è questo. Non ho ancora capito che tempo fa, ma mi sembra che non faccia caldissimo. E adesso andiamo a scoprire la colazione in questo favoloso chalet normanno. Si parte in esplorazione. Giunto Etretat, sulla costa normanna. Non so esattamente con quale criterio abbiamo deciso di scalare una cacchia di falesia. Io sono sull'orlo dell'infarto. Ecco, praticamente noi siamo saliti da lì sotto. Dove capita, perché non trovavamo un posto migliore, ma va benissimo tutto sommato, no? Sì. Mangi il croque, monsieur? Ma assaggiamo cos'è. Io ho una tartlette qua dentro. Cosa mangi?
signore e signore, l'eclair. È tutta la vacanza che voglio mangiarmi un eclair. E via, adesso si parte, lasciamo Etretà e continuiamo a seguire la costa d'Alabastro, vero che si chiama così, verso Dieppe. Che oggi è decisamente tutta un'altra roba rispetto a ieri. Ieri eravamo fermi inchiodati proprio qui, invece oggi nessuno. Aia, ho preso un salto. Molto meglio, no? Tutto un altro modo di viaggiare. Abbiamo raggiunto Honfleur, che era l'ultima meta di oggi del nostro girovagare per la Normandia. Ubriachezza più molesta, cercheremo di tornare verso l'albergo barcollando. E non si sa come, non si sa perché siamo riusciti a tornare in albergo. Ciao. È stata una giornata molto avventurosa.
Abbiamo scalato una falesia e ancora non ci credo di esserci riuscita. Sono arrivata su più morta che viva, ma sono arrivata in cima. Poi abbiamo visto quelle bellissime scogliere a Etretà e anche tutte le scogliere negli altri posti lungo la costa dell'Alabastro. Insomma, è stata una bella serata anche con questa cena particolare a Honfleur. E domani lasciamo la Normandia, facciamo tappa a Mont-Saint-Michel e poi andiamo in Bretagna, la prossima tranche del nostro viaggio. Per stanotte vi saluto, buonanotte e ci vediamo domani. Ciao! Le valigie sono pronte. Salutiamo la nostra seconda stanza di questo viaggio. E si va.